Non contatto il ministero, contatto Radio Radicale, perché i radicali sono sempre attenti alle tematiche della comunicazione e suggerisco un dibattito. Chiamo il call center, suggerirò un dibattito riguardante la trasmissione di Giuseppe Cruciani La Zanzara. Tra l'altro lui è un ex dipendente, quindi lo conoscono bene. E il problema dei minori, la tematica sui minori, la tematica sulle donne. Perché ovviamente anche Radio Radicale faceva radio parolaccia, ma lo faceva alle 4 di notte, non alle 8 di sera. E chiedo di fare una trasmissione dove si parli dell'opportunità che la trasmissione della Zanzara vada in onda, perché a mio modo di vedere quella trasmissione non deve più andare in onda, perché è lesiva dei diritti dei minori e delle donne. Dei minori, perché va in onda alle 8 di sera quando i bambini ascoltano. La radio ha un accesso pubblico, come detto milioni di volte, quindi tutti possono accedere a un servizio pubblico. È una piattaforma privata, ma lui ingenuamente ha fatto finta di non capire, ma è un servizio pubblico. Seconda tematica, offende i minori, offende le donne, quindi va assolutamente bannata e chiusa o sospesa. Quindi chiamerò Radio Radicale, proporrò una tematica, proporrò una trasmissione. Adesso registrerò insomma, la telefonata e la pubblicherò. Così iniziamo questa nuova battaglia. Voglio fare una battaglia sui media, perché non bisogna solo fare una battaglia, secondo me, negli organi di controllo, che sono quelli che sì devono intervenire, ma sono già intervenuti perché quella strisciata che gli hanno messo non l'ha messa lui, gliel'hanno messa loro. C'è anche nella versione televisiva, programma riservato ai minori, programma vietato ai minori, ma. Lo voglio fare anche nei mezzi di comunicazione, nelle radio locali, nei giornali locali, quelli più disponibili magari ad assumere delle tematiche forti che possono veramente cambiare la vita del paese.